Siamo con un gruppo di tursiopi che in questo momento sono vicino a queste due volanti, sono due pescherecci a strascico che sono appaiate e hanno appena finito di salpare la rete. Ce ne sono molti di delfini, però alcuni sono vicinissimi alla poppa delle due imbarcazioni e si stanno alimentando. Ed è strano perché c'è molto rumore proveniente dai motori di queste due volanti, ma i delfini non sembrano minimamente disturbati. O forse sono disturbati, ma per loro è più importante avere la possibilità di mangiare. I delfini, dopo essersi alimentati vicino alla poppa di due volanti, si sono diretti sparati su quest'altra coppia di volanti e adesso le stanno seguendo nella loro scia. Siamo sulla scia di due volanti, stiamo seguendo questo gruppo di tursiopi che si sta alimentando sulla scia dei pescherecci. Nel raggio di un chilometro ci sono ben tre coppie di volanti che stanno pescando e due di queste hanno i delfini in scia che si stanno alimentando. E questo rumore, questo rombo che si sente è il rumore dei pescherecci che stanno trainando la rete. Anche questa coppia di volanti ha finito di pescare e i delfini, anche qui in questa situazione, sono a pochi metri dalla poppa dei due pescherecci e si stanno alimentando. Ora le due volanti sono ripartite, ma è successa una cosa molto strana, perché quando stavano salpando la rete, i pescatori hanno iniziato a gettare a mare intere cassettate di pesce, veramente un sacco di pesce, e i delfini ovviamente erano molto molto interessati a tutto questo scarto, insieme anche ai gabbiani. Quindi noi non sappiamo bene perché i pescatori abbiano fatto questa cosa, però è indubbiamente una fonte facile di alimentazione per questi delfini. È sicuramente una situazione molto allettante dal punto di vista alimentare e forse è proprio per questo che sono ancora qui nello stesso punto dove hanno gettato a mare queste intere cassettate di pesce e i delfini se ne stanno cibando.